Sono Marilia Bellaterra, presidente di AREF International Onlus e socia dell'Associazione Italia Tibet. Non vorrei ripetere quanto già Claudio Cardelli ha detto, che condivido e che sottolineo. Rivendicando il diritto come cittadina di questo paese, cittadina italiana, di poter essere libera, autonoma, di poter determinare le mie scelte, non doverle legare alle intenzioni, alle decisioni di un oppressore che ci sta massacrando da anni, anni e anni, con la connivenza e con l'accettazione anche delle forze politiche del nostro paese, non di tutte, ma sicuramente di qualcuna. Quindi io chiedo a tutte le persone che hanno a cuore i diritti umani di poter sostenere non la causa del Tibet, non solo la causa del Tibet e di tutte le minoranze oppresse, ma di poter sostenere la causa del nostro paese. Non voglio più portare questa maschera, voglio poter essere libera di far sentire la mia voce, voglio poter essere libera di non ammalarmi di un virus cinese, voglio essere libera di non dover ringraziare il governo di Pechino per fornire delle mascherine che mi proteggono da una malattia che è stata causata da un'incuria, da una inadeguatezza comportamentale che è minore rispetto al danno che tutti i popoli stanno subendo dal governo popolare della Cina, ma che comunque è simbolicamente rappresentativa di quanto questo tormento, di quanto tempo dovrà ancora durare questo tormento, quanto tempo ancora noi dovremo sopportare. Per questo io dico basta, per questo io dico è abbastanza e per questo io chiedo che anche le prossime Olimpiadi vedano la nostra posizione decisa nei confronti di non tollerare e di non continuare più a sopportare l'abuso di potere da parte di un governo autoritario, da parte del governo della Repubblica Popolare Cinese. Grazie.